Eccoci, ciao Elena e ciao Alicia, abbiamo iniziato. Ciao. 5, 4, 3, 2, 1. Sì, è lei, la vedo ed è presumo la vita passata perché sta ballando un ballo tribale con sì, c'è questa gonnella con tutte delle frange che mentre balla si muovono. Alice ti dà l'autorizzazione? Sì, mi dice che mi fa vedere anche che intorno a lei c'è tutto un cerchio grosso di tipi, direi. Di Le tipi. tende, sì, quelle tipiche. E mi dice dentro ogni tipi c'è un'interferenza. Ok, io sapevo che si diceva tipi. Tipi, sì. In inglese. Questa pronuncia. Ok. Sì, se no tu come hai detto? Tipi. Ah, no, tipi, boh. Va bene. Nome della PS. Astro. Nome della PE. Quadrifoglio. Vibrazione. 16 miliardi. Percentuale di consapevolezza. 113. PS. 39. Vite precedenti. 1685. Percentuale di cervello utilizzato. 8.9. Ok, chiamiamo nel cinema due categorie di persone, i suoi tre figli e il marito, primi invitati. Vediamo se si presentano. Sì. Come sono disposti? Allora, sono tutti in prima fila, c'è il marito e poi tre figlie, mi sembra. Ok, e tutta la famiglia che ha chiesto di invitare nel cinema. Secondo invito. Sono tutti in terza, lasciano una fila vuota e poi si mettono, riempiono tutta la terza fila e anche una parte della quarta. La seconda è vuota? È come se lasciassero, fossero un po' più riservati, lasciassero un po' più spazio alla famiglia attuale di Alice. Creata da Alice. Sì. Ok. Bene, Alice ha fatto una domanda particolare che non ha probabilmente una risposta, ma io te la faccio lo stesso. Quanti anni tutte le sue 1685 vite prendono? Cioè, quanto ha vissuto? E se vogliamo anche qual è stata la prima? Anche se il tempo non esiste, quindi è una domanda che lascia un po'. Poi mi viene intorno a 8.000 In totale. totale, sì, in 8.000 anni La prima il quando è totale. vissuta? L'ha vissuta.
Boh, mi è venuto 18.000 anni fa. Donna o uomo? Uomo. Fatto come? Allora, gobbo basso, c'erano così, li vedo più o meno, erano così, e avevano tipo... Li vedo come se avessero avuto tipo una specie di criniera che però partiva da qua più o meno e arrivava fino in fondo alla schiena. Era come se in quella zona ci fossero più peli, più spessi. Quasi. Possiamo dire un uomo delle caverne, Sì, un preistorico. molto particolare. Ma l'abbiamo, si può trovare questo tipo di uomo nei libri di storia? No, nei libri di storia non l'ho visto così. Chissà quante balle che ci sono in questi libri. Tantissime. Va bene, ci sono vite che lei ha vissuto col marito. Sì, mi dice anche i numeri, tipo la 230esima, la Erano 600, cosa? allora 7.000 anni fa, allora erano... Direi Mar Nero. Sì, Mar Nero, li vedo che sono, allora, sono, potrebbero essere fratelli. Bar nero, Vede cosa vuol dire bar nero? Ah, mar sul nero. Mar Nero. Sì. Potevano essere fratelli e pescatori, li vedo su una barca molto rudimentale, barca, una cosa. Galleggia. Sì, che galleggia. Sì. Sì, se Specializzata. vuoi Era una delle un prime cocavo. zattere, Cocavo è una barca, sì. che non so, un po' di rami insieme sono una barca. Attacchi alla barca. Più Sì, erano appoggiati su questi. Ha che messo insieme dei numero, tronchetti. scusami, perché io sento la mia voce, visto che oggi potremmo essere particolarmente controllati, sai, la pubblicazione di oggi, No, non l'ho vista, non ho avuto il tempo di vederla. segreti. Ah, dai, è pubblicata oggi. Bravissimo. Ha creato problemi, ha dato fastidio. Allora, ho visto... Adesso che sono andata a vedere, hai creato del movimento. È come se ci fosse stato un allarme, si sono velocizzati hanno iniziato a mettere in atto un piano, sì, un piano. Li vedo tutti velocizzati. Quello che mi è venuto è che diciamo che utilizzano l'estate nel tuo caso per spostarsi e provare a seguirti, a vedere dove vai. Mamma mia, che paura. Adesso cosa faccio? Vabbè, e la signora cosa fa la signora? Scusa, sto ridendo. Non
Ma fa finta di. Diciamo che il piano prevede che sia molto, tra virgolette, sia molto. Come posso dire? Allora, lei fa finta di andare avanti, fa finta di niente, va avanti a fare le sue cose, e però dietro è partito tutto il piano di controllo e quando, diciamo, gli elementi che prendono, tra virgolette, durante la giornata, poi come se loro andassero a vedere cosa possano portare. Vabbè. Vabbè, Niente di. dicevamo, cosa è stata, senza adesso andare nel numero della vita, che se è la 266 o la 1039 non ci cambia niente, no? Quante sono state, e in soldoni cosa è successo nelle vite in cui appunto Alice è stata con il suo attuale marito? In una erano fratelli. Sì. Ce ne sono tante? 8. Allora, sono troppe. Diciamo le due più importanti, due, tre più importanti. Questa dei fratelli è importante? Ma diciamo che in quella vita lì era abbastanza, sono stati abbastanza monotona, erano in un posto appunto sul Mar Nero, nella foresta, quindi vicino al mare, ma poi vicino a una foresta, È quindi. curioso pensare come da fuori, da questa vita di Alice, analizzare la vita di quando, non so, era fratello, era sorella, fratello del suo attuale marito, e magari constatare che è stata una vita normale, non è successo nulla, quasi ci dispiace. Perché se lei avesse avuto un rapporto, che ne so, di amore, odio, si prendevano, si lasciavano, grande tormento, ma alla fine, grande insegnamento di vita, lei oggi sarebbe contenta perché godrebbe di questo aumento di consapevolezza, no? E quindi se sono altre nostre vite, ci interessa che ci siano problemi e quindi comprensioni e quindi aumento di. Se è la nostra, no. Dobbiamo vivere l'utopia dove andare tutto bene, non vogliamo nessuna grana, non vogliamo nessun problema, e tutta la nostra famiglia deve stare bene, non vogliamo le malattie, non vogliamo. No, e li combattiamo in tutti. È ovvio che nessuno cerca i problemi, le malattie, i contrasti, eccetera, però noi siamo qui per quello. Non per i problemi, per imparare, per risolvere, magari disinnescare un fratello litigioso con il litigio, no, con altro, con la Assolutamente, sì. comprensione, con la PNL. Potrebbe essere una bella idea. Questo Sì. lo dico a tutti quelli che mi portano come punto, non vado molto d'accordo con mia mamma e mia sorella, guarda caso c'è sempre questo, no? Per esempio, una sorella stronza è una madre difficile, disinnescatele. Queste madri, queste sorelle, studiatevi un po' di PNL e disinnescatele. Andatevene. Oppure vivetevi conflitto e fate di questa vostra vita una vita importante, al novero di tutte le 2000 in media. Ok, un'altra ancora con il marito, degna di nota. Allora, mi fa vedere questa qua, dove lui era un. Era un esportatore, lavorava vicino a una città, viveva su una città, in una città marittima, ed era un esportatore. Quindi dirigeva il porto dove partivano le grandi navi, le grandi imbarcazioni per l'esportazione, quindi dirigeva i movimenti di queste grosse barche. Non ho capito, lei Stranamente, faceva. Ah, no, sì. no, no.
suo marito, era lui, e c'era questo particolare che in quel caso lì c'era un'azienda, diciamo, che era di quella città lì, e lei era la figlia del proprietario e lei ha iniziato a collaborare con lui per esportare i loro prodotti e poi sono diventati una coppia lì. Questa è la seconda Sono vita. Terza. innamorati. Sì. Sei degna di nota, eh? Sì. Sono. Ma significativi per questa vita, secondo me, è quella lì. Altre. E la fiamma? Potrebbe diventarlo. Allora, è come se tutti e due fossero abbastanza. Posso dire, ancora poco Consapevoli. consapevoli dell'argomento. Cioè, è come se. Ci vuole un po' più consapevole dell'argomento fiamma, di consapevolezza sull'argomento fiamma. È come se ancora non ci fosse questa grossa comprensione. Da parte di entrambi. Più Sì. favola, giusto per Alice, Esatto. perché non credo che fosse suo marito. Quindi c'è anima gemella. Sì. Livello? 5. Ah, beh, ok. No, no, sì. Sono molto affini. Siamo Lui lì. lo vedo molto contento di essere nel cinema, di vedere i suoi figli, di vedere Alice. Va bene, entità eteriche, dopo andiamo alle figlie. Sì, c'è questo. Sì, è come se fosse un grosso pappagallo. Pappagallo. Sì. Si fa vedere che è unito, praticamente è come se tenesse il capo di una. In eterico come se fosse una collana tipica, direi, degli indiani d'America, no, del Sud America generale, okay, della cultura sudamericana, ok? E tra il punto dove il pappagallo tiene questa collana e Alice ci sono 4-5 vite, quindi è come se lei avesse un blocco energetico che riguarda altre vite anche. Ed è fatto da questo pappagallo. Poi. Sì, poi c'è un aracnide, un grosso ragno. Poi mi è apparsa una civetta bianca. Che non fa cuneiforme. E una mantide. Capo di tutti chi è? Capo, capo, capo. Si direbbe Odino con la civetta. EDL. Due. Entità mentali. Quelle che non interessano più praticamente a nessuno e fanno tutti finta di niente, che non esistano. In realtà secondo me sono Il problema principale. esatto. Tutti lì a guardare i rettiliani, Odino, quando ci sono le entità mentali che sono ben peggio. E scusa Alice, tu non sei religiosa, vero? Dimmi di no.
Che già una specie di miracolo, ho visto. C'è una base molto religiosa nel tuo. Mentali. Allora, sì, c'è una. Scusa, ma quell'altra signora. Quell'altra signora è sempre un 8-9? L'altra signora. 8-9? Il livello di entità mentale. Ah! A questo. Sì, ok. Un 8 e un 9, come abbiamo visto un tempo fa. Allora. Vabbè, 10. Sì, allora. Allora, guardarlo è 7, ma è come se fosse... allora, diciamo... allora, come faccio a spiegarti? Prima c'era... È singolare che ogni volta vedete delle cose diverse, simili, ma diverse. Allora, ah, no. C'è, allora, c'è 8-9, no? Era tra 8 e 9. Vacillava quel pezzo lì tra 7 e 9, ok? È come se si fosse trasformata in un'interferenza in più, perché è mantenuta a 7. Ce ne sono due da 7, direi, perché 7, diciamo, bipolarismo, potrei dire. Ok, mantenuta 7 da dipendenza da farmaci, mi viene da dire. Quindi è come se ne vedessi due. Mania di persecuzione c'è ancora. C'è, ma agisce, sì, c'è, agisce con altri, andando su altre emozioni. No, non le fa fare altri, cioè. È come se facesse, le facesse fare altre azioni diverse, meno, meno palesi, più subdole. Beh, questo, tutto questo lo sta vedendo Alice, ed è sicuramente in eterico una scuola di apprendimento. Le sue, quali sono? Se ci sono. Sì, le sue ce n'è una a livello 2, una a livello 5. E basta. Sì. Allora. Due. Sì, due potrei chiamare... Come potrei chiamarla? Mi viene da dire naif romantico. nel senso che è come se tutto quello che lei percepisce viene filtrato da questo filtro naif romantico, e quindi è come se lei vedesse degli elementi utopici da favola. Viene da dire così, ok? E quindi che sono livelli dove lei non ci può, secondo lei non ci può arrivare. Quindi è come se la facesse agire un po' in maniera leggera, perché tanto a quella sua utopia non ci può, sa che non ci potrà mai arrivare, secondo lei. Quindi lei sogna una villa in riva al mare con una tenuta di 50 ettari, che insomma non è neanche necessario, però lei pensa che quello sia il top, e quindi si accontenta di una capanna in periferia, per sì, dire. Esatto. No? Quindi con mirando esageratamente alto e anche inutilmente alto, trova una scusa per volare basso. Esatto, esattamente. Naif romantico, questo anche in ambito romantico, anche in ambito relazionale. Di tutti, sì, con tutte le persone che le girano intorno. Quindi con tutto, il Sì. compagno, il datore di lavoro, Sì. l'amica, i I figli. figli, la casa, il denaro, la macchina, tutto, tutto quello che la riguarda. Cinque. Ok.
Ok, 5 potrei chiamarla potrei dire sofferenza degli schemi. Come se si trovasse incastrata come posso dirti? La vedo in eterico che lei viaggia su un binario, no? Una determinata via con un binario e delle pareti. Ok, e tutte le cose che le succedono intorno, quindi anche le persone che le girano intorno, è come se facessero le cose fuori dal suo binario e lei mette tutta questa fatica per cercare di riportarli nel suo binario. La vedo un po' legata alla sua cultura, ma è come se fosse una cosa. Lei vorrebbe fare diversamente, ma non può fare, non ce la fa, come se fosse proprio spinta a fare secondo dei parametri che le sono stati insegnati, non so come dire, no? E quindi fa un'enorme fatica a riportare tutti e tutto dentro questi binari. Può Ok, basta. sembrare un po' un controllo, però è proprio il cercare di rimettere tutto sui binari, ecco. Impianti. Sì, allora c'è un impianto mentale che è potrei dire un disco con tipo dei fori, piccoli fori, come se fosse il soffione di una doccia, ok? E da lì escono degli impulsi elettrici in tutta la testa, e questo è l'impianto mentale. Poi. Sì, c'è questa specie di impianto eterico che va lungo la colonna vertebrale. Sì, è quello che fa sì che lei rimanga sui binari. Lo vedo anche come se fosse l'impianto eterico, come se fosse il continuum di quella collana che ho visto tenuta dal pappagallo. Okay, quindi queste tre sono l'entità mentale 5, l'impianto e il pappagallo sono tutti uniti e sono legati al suo paese di origine. Poi. E poi ci sono due impianti sul polpacci lateralmente verso l'esterno, uno a destra e uno a sinistra, sono come delle placche e le usano durante le abduction per bloccarle le gambe, quindi è come se ci fossero dei magneti che attirano questi due impianti e che le tengono le gambe immobilizzate È bloccata. so come No, aspetta, mi Elena, sono devo sentito. ripetere. Sì, le ho bloccate e poi ti sei bloccata. Le gambe bloccate e attraverso questi impianti è come se anche lì modificassero le vibrazioni della sua energia, del suo corpo, quindi come se anche lì con questi magneti invertissero la frequenza, le vibrazioni della sua, cercassero di invertire le vibrazioni del suo corpo, ecco. Alto, impianti mentali anche. Sì, l'impianto mentale è quella specie di doccia che ha all'interno della testa. Altri impianti mentali? No, non vedo nient'altro. Va bene. Cinema, effetti, cosa succede nel cinema?
Allora, il marito lo vedo adesso è stupito perché è come se scendesse dal pero, come se tutta questa parte non l'avesse mai capita, e non l'avesse mai vista di Alice, né vista né compresa. Quindi è tutta una cosa nuova per lui. Mi fa vedere, cioè si fa vedere proprio come se fosse proprio caduto dal pero, no? Una cosa completamente nuova, di cui non ne sapeva nulla. I figli li vedo molto entusiasti, si sono alzati in piedi. Sì, Tre bambine. sì, ho visto che erano femmine. E continuano a saltare allegre e felici, molto contente. Alice ha il sospetto che almeno due siano soggetti a progetti di abduction piuttosto seri. Si svegliano, raccontano, una aveva i piedi bagnati una Ah, notte. urca. Svegliata con i piedi bagnati, i piedi non si bagnano da soli. No. Beh, sì, oddio, potrebbero sudare, però insomma, Sì, però. qualcosa si dice. Stanno comprendendo? Stanno vedendo? Sì, adesso stanno vedendo. Stanno vedendo cosa succede. Allora, quella di mezzo è quella che diciamo assimila di più, nel senso che anche le altre apprendono e sono molto contenti, divertite, come vedo sempre i figli, no? Che saltellano. Ma è come se prendessero le informazioni e le tenessero da parte per un futuro quando gli servono. Quella di mezzo invece vedo che le sta assimilando subito, le sta facendo sue e è come se si concentrasse per far entrare le informazioni. Quella di mezzo è tra l'altro credo quella più con i sospetti di abduction. Ok. Quindi se vogliamo anche quella che sta avendo di più da questa esperienza al Sì, momento. esatto. Serena, sì, boh, tele abduction, eccetera, però vedi, la sta capendo e Sì, le ha volute lei e esatto. sta capendo quello che poi sarà il suo progetto, quello che deve capire. Questa è una storia sua, però sta andando avanti. È più Quella brava, più attiva. è quella più brava. Sembra quella con più problemi, ma è quella più brava. Questa è un'ottica differente, eh? Un'ottica che non È ci viene tutt'altra insegnata. cosa, infatti. È quella più brava, così fino ad arrivare a, non so, la sindrome di Down, in cui la PS sta facendo delle esperienze incredibili, incredibili, e noi non ci pensiamo mai. Ma è solo un esempio. Ok, vite precedenti vissute con una o più di queste figlie degne, dite degne di nota. Per esempio la seconda. Me ne fa vedere una dove lei era anni 30, direi, direi Stati Uniti. Lei con il marito, che non è lui, non è il marito di adesso, sono gestori di un locale, di una tavola calda, sai, quelle tipiche degli anni 30 americane con queste tipiche, e ci sono le tre figlie che sono sempre femmine al tavolo che stanno festeggiando con delle torte piccole e c'è una candela su ognuna. È come se fossero, penso, sono tre gemelle. Le figlie di oggi, Sì. gemelle sue, Sì. Sì. quindi sono già state sue figlie, per di più gemelle. Tre gemelle, sì. L'unica differenza era il marito, che non era lo stesso. Perché si sono voluti rivedere in questa vita, sempre madre e tre figlie.
tre femmine, anche se non gemelle, sempre tre femmine. Paradossalmente l'ordine era lo stesso. La prima di allora era la prima di oggi, la seconda, la terza. Allora, Anche se ti costa un certo sforzo, ma può essere importante. sì, sto guardando. Allora, più piccola la media. Allora, la prima seduta è la prima che è nata, e così seconda e terza. In teoria sono invertite, perché Grande qua c'è. e la piccola là, la seconda è sempre la seconda, Sì. e la piccola è la grande, insomma, partite. Ma. Perché le vedo nate, allora, la piccola seduta, la piccola di adesso è nata per prima, poi la seconda è nata per seconda e la grande è nata per terza. Quindi in teoria sono invertite. Elena, nome del progetto di Alice. Direi incassettamento. È come se fosse, come se volessero bloccare il corpo in una specie di scatola con un fondo e i lati che poi praticamente avvolgono la persona così durante le abduction e viene sempre di più con questa cosa di invertire, diciamo, le vibrazioni, cercare di invertire le vibrazioni all'interno del corpo delle persone. Secondo loro, ogni abduction il valore è sempre più basso fino a quando riescono a prendere tutta l'energia e svuotare il corpo. C'è una coerenza con il progetto delle figlie, o una delle figlie, due delle figlie. Allora, la figlia di mezzo no, la figlia di mezzo ah. Allora, fammi vedere un attimo. No. No, sono tutti progetti diversi. Vabbè, No, ognuno al suo. sì, ognuno ha il suo, non ha. No. Va bene. Quante abduction al mese? Alice. Una media di due al mese. A volte tre, a volte uno. Alice si chiede le sue capacità medianiche di oggi. Di oggi potenziali. Del passato, del passato da portare in questa vita. Allora, la sua potenzialità, che secondo me c'è, cioè, che è quella che si può portare da un'altra vita a qua, è come se lei facesse uno scanner della persona, ok? Proprio, cioè, in eterico vedo che c'è la persona davanti e lei che passa le mani e quasi cambia colore, no? Quindi c'è questo, quando passa le mani diventa l'energia, le vibrazioni diventano azzurre e poi a seconda del tipo di, cioè magari ha un'infiammazione a qualcosa, diventa blu
E poi invece ci sono, poi c'è un posto delle emozioni che ogni persona ha al suo, però più o meno nel busto, vedo. È il posto delle emozioni, quando lei passa, si colorano quelle negative di un colore, quelle positive di un altro. Ok? È come se, e quindi lei riesce a fare lo scanner con le mani delle persone. E con questo sa se una persona sta bene, sta male, se è arrabbiata, se... Queste sono potenziali di capacità. Sì. Questo è potenziare, quindi prima deve imparare a vedere il campo e a sentirlo, e poi a vederlo sull'altra persona e poi a sentirlo con le mani. Ecco, ok. Quello che potenzialmente potrebbe fare sarebbe di equilibrare il campo della persona, però sappiamo benissimo che di lì poi ci sono le interferenze. Quindi, finché lei lo osserva, non entra nel campo di competenza dell'altra persona e quindi può magari dire all'altra persona che cosa vede, senza agire, ecco, mi viene così, mi viene che se lei lo fa solo come scanner e senza modificare il campo energetico, evita che ci siano, che aumentino le interferenze nell'altra persona o che arrivino a lei. Ok. È una di una vita precedente che può tradurre, portare in questa. È molto simile a questa. Direi che lei era. Lo vedo legato alla sua terra d'origine. Lì lei ha Ma passato curandera. tante vite. Sì. Sì. Passato tante vite, sì. È Sì. profondamente legata a quel paese. Sì. Possiamo dire quale? Alice? No? Sì. E però. Sì. Quante? Di 1685. Anche la percentuale, Sì, secondo me è un 5%. Più o meno, poco meno. Sì, più o meno. va bene. C'è una sua attuale passione. Allora. La vedo. Che fa delle attività all'aperto con un gruppo di bambini. Sì, allora, come se facesse un lavoro con i bambini legato alla natura e alle emozioni. Mi viene da dire, quello che vedo che fa in questo momento, questa immagine, questa scena che mi fa vedere è questo gruppo di bambini e lei, ma proprio molto, molto dentro a questa cosa, molto trascinata, lo fa con tanta passione, le piace proprio, la vedo sorridente, con un'energia che la trasporta, ok, quasi come se fosse su un'altra, su altre dimensioni. È proprio trascinata dalla sua anima a fare questa cosa. Vedo questo gruppo di bambini e
insegna ai bambini a riconoscere le loro emozioni, cercando di fargliele paragonare ai suoni e alle azioni della natura, quindi o al vento, o agli uccellini, o ai profumi, o alle stagioni. Quindi vedo che le fa fare questi movimenti nella natura e gli insegna a paragonare i suoni e i movimenti della natura con le loro emozioni per imparare a riconoscerle. Ok, quante vite fa? Cioè, la vita numero? Ma non tante, direi 2 vite fa. Ok. Va bene, chiediamo alla PS di Alice cosa facciamo noi qui oggi, perché lei ha voluto questa sessione. A me non è ancora chiaro. Ok, ci sono delle interferenze, ci sono delle abduction, Sì. ci sono delle vite precedenti. Ok, diciamo che la PS ha proposto ad Alice questo tipo di un'ipnosi esoterica, ok, facendogliela passare, tra virgolette, come una cosa per vedere l'effetto che fa, mi viene da dire, Un'esperienza. esperienza, ok. Proviamo. Diciamo che è un po' in contrasto all'entità mentale di livello 2, no? Dove appunto Alice È informatico. fa le cose, esatto, un po' così, no? Sapendo di non arrivare a un certo obiettivo che le si pone altissimo. Quindi, diciamo, la PS gliel'ha un po' fatta passare così ad Alice, sperando che la cogliesse in maniera tale che Alice scegliesse di fare un'ipnosi esoterica e in questa maniera potesse prendere più consapevolezza e potesse fare una pulizia per ripartire ad un certo livello di consapevolezza. Un esperimento che la sua PS ha fatto, cioè vediamo se la coglie, vediamo cosa. La sta cogliendo? Sì, per ora sì, bisogna vedere se continua a coglierla dopo. Se lei riesce a non essere a non cogliere più quei pensieri interferenti che fanno sì che venga di nuovo agganciata da quelle entità mentali, lei può fare grandi passi, cioè come se si trovasse su uno di quei trampolini che le fanno fare dei balzi in alto enormi, ok? Si trova sul trampolino e alla fine della sessione può avere paura e scendere oppure fare il salto. Ok, vuole saltare al cluster. Andiamoci. Ogni vita è un palloncino, sai di quelli con cui si fanno le forme. E hanno tutti la forma di un palloncino un po' allungato, di vari colori. Ok, non erano TP. No. Tu hai visto TP? All'inizio. Sì, all'inizio sì. Adesso hanno cambiato la forma ai palloncini. Perché? I contratti dici? Ma no, li ha fatti vedere come palloncini ora. Più volatili, forse ha visto, secondo me ha consapevolizzato che
sono poco statici, sono cose che lei può togliere in qualsiasi momento, che era solo Sono la vulnerabili. credenza. Esatto. Vedo questa differenza, sì. Ok, li togliamo. Tutti li mettiamo in un portale definitivo. Sì. Dimmi se tra questi, prima di buttarlo, c'è anche quello che la obbliga, non so, passami il termine, a un lavoro che non le piace, che le dà problemi fisici, che le toglie tempo per la famiglia, per le figlie. Non le piace, ci ho subito detto non mi piace, ma lo fa. Sì, diciamo che quel è l'aspetto lavorativo dell'entità mentale di livello 5, che fa sì che lei rimanga dentro un certo binario e quindi nel suo binario c'è voglio comprare una casa, più che altro comprare una casa, ok? Quindi più grande. E diciamo, nel suo binario c'è anche per comprare quella casa devo lavorare duro e quindi qualsiasi lavoro per arrivare alla casa, no? Quindi è quella che lo fa stare in quel binario lì, anche se sono cose che non le piacciono, ma è come se l'idea, cioè quello che lei deve fare è dentro quel binario, come dicevo prima, anche se non sono cose che per forza le piacciono, ma è come se non potesse fare diversamente finora. E quindi anche il lavoro non è un lavoro che le piace, ma lo deve fare perché nel binario può arrivare là. Interessante questa cosa. Via tutti questi contratti, portale definitivo, in modo tale che se vuole, non è che dopo questa azione lei perde il lavoro domani, se vuole lei continua a lavorare dove le pare, ma non è più legata a quel contratto lì, a quel contratto che si è firmata da sola con se stessa. È inutile mettere in mezzo le entità, altrimenti è come dare la colpa agli altri dei propri problemi. No, è la stessa roba, Esatto. è la stessa frase. Anche questo pensiero. Le entità sono totalmente secondarie. Non andrebbero neanche nominate, figuriamoci faccio dei video sopra. Ah. Dicevamo, li ha buttati? Sì. Sciocca che sei. Sciocchina. Elena dice parolacce ed è sciocca. Sciocchina. Sciocchina, quello pericolo qualcuno. Mi tui. Buttati, cioè seconda citazione. Li ha buttati tutti. Bene, ad eternum, questo è un momento importante. Finalmente Alice diventa creatrice. Tutti in piedi sul proprio sedile nel cinema. Le tre figlie. Ora mamma fa una cosa importante. Quando ti senti giù, insomma, Mary Poppins, no? Una pillola. No, ma quando hai bisogno di alzare le tue frequenze, fai tu un atto di creazione divina, in quanto Dio o Dea. Dimmi come lo crea, perché lo sta già facendo, vero? Sì, infatti. Ma fa così. E si crea l'energia tra le sue mani proprio. Quindi man mano che le sposta si crea l'energia tra le sue mani e lo lascia in mezzo. È come se riuscisse, cioè sta sollevato da terra, diciamo, non è appoggiato, e da lì al centro della stanza, diciamo del cluster, in stanza, ok, e da lì si diffonde tutta l'energia. Ne fa uno solo? Sì, e ne fa uno, ma potrei dirti che è come se. Allora,
C'è questa sfera energetica al centro, no? E diffonde l'energia. E ogni volta che riparte a diffondere l'energia, è come se l'energia avesse un intento e una vibrazione diversa. E poi si ripete. Quindi mi viene da dire vibrazione della pulizia, vibrazione dell'intento, vibrazione delle vibrazioni. E poi ricomincia, pulizia, intento e vibrazioni. Non so, fa vedere così. Ed è sul è verde, verde smeraldo, viola lilla e bianco perla. Poi di nuovo verde smeraldo, viola lilla e bianco perla. Molto bene. Avatar. Portale definitivo. Come lo vedi? È lì fermo così, fa finta di non guardarci, che fa finta di Ma via, 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 fischiettare. via. Chiuso il portale definitivo. E fa un altro eterno. Ok. Nuova frequenza.238 miliardi. Nuova consapevolezza in percentuale. 149%. PS. 69. Vite. 1054. Cervello. Allora, 9.1 e me lo fa vedere quando da adesso in poi, quando si concentrerà ad alzare le vibrazioni. Fa uno sbalzo di 10 punti, fa 10.1. Quando arriverà, Tanto. sì, tanto infatti, riesce proprio a... Se vogliamo era sotto il 9 lei, non era già la infatti. 9, 8,9. E poi mi fa vedere che potenzialmente se lei attiva le sue capacità medianiche, quindi quella capacità di fare scanner, arriva a 16%. Lavorare. Sì. Deve... Lei mi ha chiesto la scorciatoia, no? La pillola per... Ma non esiste. No, no. Ma non esiste non perché sarebbe troppo facile, cioè, non... perché sarebbe troppo... cioè, perché è la PS che non lo dice, cioè, No, non gli interessa. non è funzionale. Non è funzionale, non è... non avrebbe un senso. Come se La avesse PS è qui sprecato per... la vita, diciamo. Sì, l'SPS è qui per fare esperienza, quindi se la toglie questa opportunità, No, infatti, no. non lo farebbe mai, infatti non succede. Che arriva uno, ti tocca in mezzo alla fronte e tu improvvisamente hai le capacità medianiche sbloccate. Se c'è un qualcuno che ha fatto questa cosa, tipo guru, indiano, eccetera, si è preso tante di quella roba vostra in cambio, dandovi un'illusione di non so cosa. Che non ve lo immaginate nemmeno. Va bene. C'è ancora traccia di Odino, il pappagallo, il ragno, la civetta, la mantide, le 2DL e le due entità mentali. Incassettamento, il progetto c'è ancora. Ok. Il cane è pulito. Sì, il cane è pulito. In questo caso,
poi non so in altri, ma in questo caso lo vedo così, è talmente, è come se talmente devoto a, lo vedo che guarda Alice, ok, che a volte fa da parafulmine, nel senso che si prende spesso le energie quando è troppo, le vibrazioni sono troppo esagerate, nel senso quando c'è energia che è troppo carico per Alice, energie basse, ok, o energie che non sa gestire, e lui è come se facesse da punchball per Alice. Ok, da cuscinetto. Ok, la casa a posto? Sì, la casa è a posto per quanto riguarda loro, c'è un disincarnato che era lì da sempre, che però vedo che sta tipo un piano terra, mi sembra sotto di loro, non so, insomma. Va bene, allora apriamo il portale aureo intanto. Chiamiamo tutti i disincarnati di tutte le generazioni di Alice. Dimmi quanti se ne presentano e questo della casa. Allora, se ne presentano 283. Questo della casa ed il padre morto ad avanzata età, da qualche mese. Sì, allora, quello della casa si presenta con tutti i muri della casa. Quindi è quasi come se si portasse dietro, c'è attaccato lì sotto, Era il vedi tu? suocero che abitava piano di sotto, mi scrive adesso Alice, 7 anni fa, morto. Cioè il padre di tuo marito. Non so, era molto legato a quella casa. La casa di famiglia gli viene Sì, quello. sì, Sì, sì. allora sì, allora è lui. Cioè, si presenta con i muri della casa. Diamo io subito una vicca, si stacca dai mattoni, pensa a te, la sua casa, adesso cosa gliene frega. E chiamiamo il padre di Alice. Sì, è poco consapevole nel senso che si presenta come morto, quindi come se dormisse nel letto e in effetti arriva sdraiato su un letto con gli occhi chiusi e dice io sto dormendo e andrei avanti a dormire per sempre. Vic. Proprio, proprio. Cosa vuole dire alla figlia? E cosa fa? Allora, vabbè, vede la sua esperienza, diciamo l'informazione che ha preso da questa vita. A parte un po' di vita travagliata, nel senso sempre alla ricerca di della situazione adatta per andare avanti lui e la sua famiglia, no? Quasi come se ci fosse stato ogni volta un ostacolo e quindi doveva trovare qualcos'altro e anche boh, vedo così, no? Però, diciamo, la cosa fondamentale che la PS non poteva fare a meno di fare era proprio a morire per malattia e non di vecchiaia. Cioè, anche di vecchiaia è morto, ma per una malattia. Era la cosa che la PS voleva fare in questa vita. Una delle cose. Cosa vuole Sì, dire ad fondamentale. Alice, alla figlia?
sono contento che tu abbia scelto di vivere in un altro paese perché ti dà un pezzo in più di esperienza da lì, dice. Va bene, lo salutiamo allora. Lo invitiamo ad andare nel portale Aureo. La sorella di Alice è nel cinema. È Sì. nella seconda parte degli invitati. Sì. Ok. Cosa fanno marito, figlie e qualcuno degli altri? Per esempio la sorella. Allora, la fia di mezzo fa un grosso, profondo respiro come per integrare tutte le informazioni che ha preso. E le altre due urlano brava mamma, sono molto entusiaste, e il marito allora la guarda con ammirazione e si abbraccia a tutte le figlie. Messaggio finale di Alice a se stessa. Vivi di più nella fluidità della vita, senza impostarla troppo, ecco, dice, senza impostarla. Fin qua, sei arrivata e ti è servito per creare, diciamo, queste basi che per te, che le senti stabili. Adesso vivi nella fluidità, prendi tutto quello che arriva come esperienza e vivi in maniera, la vedo molto felice con intorno le sue figlie e suo marito. Quindi dice, vivi in fluidità insieme alle tue figlie e tuo marito e proprio entusiasti di fare l'esperienza assieme, ecco. Lasciare proprio andare, senza fissarsi sulle cose troppo concrete. Sono quasi, vuole quasi dire che per lei sono quasi un fardello, sono quasi quello che la frenano nel vivere e nell'aumentare la sua consapevolezza. Ecco. Va bene. Benissimo, come la vedi? Bene? Sì, la vedo bene. Elena, abbiamo Sì. finito.